noi abbiamo in mano una pistola quando guidiamo. Abbiamo in mano una pistola e deve essere assolutamente gestita in maniera corretta. Ogni anno nelle strade della provincia aretina si continuano a contare troppe morti, con un'alta percentuale di soggetti deboli, intesi come pedoni e ciclisti. Questo è importante, dall'analisi del grafico, cioè del numero di incidenti, morti e feriti per anno d'accadimento, si evidenzia come una diminuzione degli incidenti, il numero dei morti è costante, vedi cosa dicevo prima, Sì, capito? Come sì, sì, sì. evidenzia la media mobile. Se il trend toscano vede una decrescita di incidenti stradali per quello che riguarda la nostra provincia, il dato sembra rimanere pressoché stabile nel corso degli ultimi anni. Sicurezza stradale nelle nostre zone è abbastanza variegata. Ci sono dei dati oggettivi, che sono i dati appunto dell'Istat e dell'Osservatorio per la sicurezza stradale della provincia d'Arezzo. Questi dati parlano di una diminuzione costante degli incidenti stradali nella regione toscana in generale. E se mentre nella regione toscana in generale c'è anche, è correlata a queste diminuzioni di incidenti, anche una minor mortalità, purtroppo questo non c'è nella provincia di Arezzo. La provincia di Arezzo, pur essendoci minori incidenti stradali, non è stata agganciata una minore mortalità. Anzi, le strade di Arezzo continuano purtroppo ad essere scenari di molti incidenti mortali. Nel solo 2013 i decessi causati da sinistri sono ben 27, di cui 11 hanno come vittime pedoni e ciclisti. Quindi, sì, questo è un Certissimo. indice mortale, vuol dire quindi che pur essendoci meno incidenti ad Arezzo sono più pericolosi, sono più gravi. Nello stesso anno il numero di feriti a causa di incidenti stradali ammontano a 1.619. Abbiamo visto che analizzando i dati della regione toscana, in provincia di Arezzo i pedoni hanno avuto un'incidenza mortale molto alta. Addirittura nel 2012 erano tanti quanti i conducenti morti dei pedoni. Quindi insomma è come un dato da sottolineare e da far riflettere coloro che devono organizzare la viabilità, in quanto i marciapiedi effettivamente mancano molto nella nostra provincia e la velocità delle nostre macchine è molto alta. Ma il primato più nero che si aggiudicano le strade aretine è indubbiamente il cosiddetto indice di mortalità, cioè il rapporto percentuale tra il numero di morti in incidenti stradali e il numero complessivo di sinistri avvenuti. Il coefficiente di Arezzo per quello che riguarda le strade urbane è di 2,2, il triplo di quello di Firenze. Un indice che aumenta a 3 nelle strade extraurbane della provincia. Scritta su questi feriti, 718 feriti in 10 anni sulla 71. Tra le strade extraurbane, la strada regionale 71 si conferma il tratto più pericoloso. Infatti conta quasi 500 incidenti nel periodo che va dal 2010 al 2013, con una densità di mortalità pari a 5,57. Quel coefficiente di incidenti e di mortalità, che praticamente è quello che segna la pericolosità delle strade, la 71 è quella più alta in assoluto. E comunque la provincia di Arezzo, insieme alla provincia di Siena, sono fra le più alte della Toscana in questo indice. Mentre Firenze, per esempio, che ha un grande indice di incidenti stradali, ha il tasso più basso rispetto a noi. Quindi, a Firenze girano più auto, ma hanno meno incidenti gravi rispetto ad Arezzo. Nonostante, come dire, i continui rifacimenti del manto stradale e anche delle nuove tratti che sono stati aperti, specialmente dal tratto, diciamo, verso il Casentino, nonostante questo gli incidenti sono sempre molto alti e quindi sicuramente sì, ancora una volta purtroppo come dire, palmarès della strada più pericolosa della provincia di Arezzo. Abbiamo verificato che facendo tutta la 71 a 100 all'ora, arrivando ad Arezzo invece andando con la stessa velocità, però pardon, con rispettando le velocità, si ottiene un risultato di circa 10 minuti. Ecco, ora per 10 minuti non conviene assolutamente rischiare la vita sua e soprattutto degli altri. Vedi, ora qui magari si vede un po' pochino, ma comunque quando ti vedo si Sì. meglio. Voi vedete che il sabato e il venerdì sono più alti rispetto agli altri giorni della settimana. Il venerdì e il sabato sembrano essere i giorni più neri della settimana, con un numero di sinistri quasi doppio a quello degli altri giorni.
Sì, purtroppo niente di nuovo anche sotto questo fronte. E ancora oggi ci abbiamo sempre un leggero, su questa fascia non c'è una leggera diminuzione. Quindi sembra un qualcosina, riesciamo, diciamo, come sensibilità, come educazione, i nostri ragazzi cominciano a capirla. Però comunque è ancora troppo alta, non ci possiamo permettere ancora questi numeri, sono veramente pazzeschi. Un numero per tutti, anche i feriti sono importanti. I feriti purtroppo, oltre al danno chiaramente per colui che ha subito, che è gravissimo, ma c'è anche un danno sociale molto alto, già un economico molto alto, perché l'anno scorso in Toscana ci sono stati 21.600 feriti su strade, sulle nostre strade, quindi un numero veramente enorme. Quindi diciamo che l'educazione, che sarebbe il primo tassello da tenere presente per i nostri ragazzi fino dalle scuole, è un, come dire, se la vogliamo vedere così, è un bonus anche per il futuro, ma non soltanto per le nostre vite, che è la cosa fondamentale, ma anche, se vogliamo, anche per la nostra economia, perché non possiamo permetterci questa valanga di incidenti stradali, quindi comunque di conseguenza questa valanga di feriti e purtroppo anche di morti. E ci sono delle fasce di età più a rischio per quanto riguarda la mortalità negli incidenti stradali? Sì, allora indubbiamente ci sono più incidenti stradali nei neopatentati, però bisogna considerare il fatto che come numero di morti le fasce d'età più a rischio sono quelli comunque oltre 66 anni, perché logicamente, anche se hanno meno incidenti, ma essendo una persona un po' più anziana, diciamo, subisce più gravemente le conseguenze. Le morti nelle strade aretine sembrano essere in continua crescita e proprio dall'associazione culturale Paese Comune arrivano i consigli per invertire questo drammatico trend. Innanzitutto l'indicazione è di curare estremamente le strade, sia come manto stradale ma soprattutto anche come marciapiedi e come piste ciclabili, che sono veramente molto deficitarie in questo senso. Quindi questo innanzitutto è la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare sarebbe monitorare maggiormente le strade, ma non tanto dal punto di vista dato velox, perché abbiamo visto che questo alla fine non porta granché di risultato. Anzi, a volte, parlando anche con un comandante della polizia municipale di Capolona, ci stavo dicendo che a volte è anche più pericoloso, perché nelle strade a 90 all'ora mettere un dato velox, la gente inchioda in maniera micidiale, rischiando veramente di avere un incidente solo perché frena. Quindi sforziamoci tutti di stare molto attenti, di rispettare le regole, non usare la macchina come fosse una casa, perché non è una casa, è un'automobile, rispetto a una pistola carica e potrebbe uccidere. Non stare attenti a tutto quello che ci abbiamo intorno, quindi telefonini, TomTom, bambini, mogli, tutto quello che c'è intorno, bisogna gestirlo sempre in maniera assolutamente corretta, con tranquillità, e veramente rispettare i limiti di velocità.